Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Io volevo chiederti, Rosario, questa è la seconda edizione, l'importanza di questa seconda edizione, soprattutto perché parole, soprattutto dopo questo video che è stato molto esplicativo. Ma io sinceramente, da cittadino, oltre che da consigliere comunale, avrei sperato di non doverla fare questa seconda edizione di Parole, perché ne avevamo già fatto una l'anno scorso denunciando ai cittadini, perché a noi piace parlare in mezzo alla gente, con la gente e quindi con le persone in carne e ossa, che al di là dei proclami da campagna elettorale fatti dal sindaco Mascaro, la città era completamente ferma, sporca e c'erano tante opere che non erano state portate a termine. Ci saremmo aspettati una reazione in questo anno, reazione che non c'è stata assolutamente, anzi le cose vanno peggiorando, perché all'inizio uno può dire vabbè, c'è un periodo di ambientamento, invece qui va sempre peggio. Sono passati 2 anni e siamo tornati quasi negli stessi posti dell'anno precedente ed è sempre tutto chiuso, tutto sbarrato, luoghi che valgono milioni di euro per gli interventi che non sono stati aperti ai cittadini, che non sono fruibili, una situazione assolutamente inaccettabile. Quindi per questo, non per fare polemica, ma anche con spunti costruttivi, facendo delle proposte concrete su come gestire le strutture chiuse della nostra città, dei bandi, degli avvisi pubblici, rivolgendosi al forum del terzo settore, al centro di turismo sociale a livello nazionale. Ci sono tanti modi, noi vogliamo essere costruttivi, però le risposte tardano ad arrivare. Allora vi invito a cercare su YouTube il nostro, o su Facebook il nostro video, perché come dicevi benissimo tu, il video parla più di molte parole, più di tante parole, dal video si capiscono tante cose di quello che non va in questa città. Tra l'altro io voglio concludere dicendo che voi avete anche invitato Antonio Saffioti e avete parlato di accessibilità, cosa molto importante, perché rendere accessibile una spiaggia, lo hai detto tu, non è soltanto per le persone disabili ma anche per gli anziani e per chi ha problemi di mobilità. Esatto, io penso che soprattutto nel 2017 certe problematiche dovrebbero essere superate. Il diritto ad una persona disabile o anche ad un anziano a fare un bagno in un momento di calura come quello che stiamo vivendo, penso che debba essere un diritto di civiltà. E per tanti anni la Mesia è stata un fiore all'occhiello a livello regionale con il progetto Diversamente a Mare, per cui c'era personale specializzato che anche con delle passerelle in legno appositamente create, degli scivoli e delle sedie speciali che sono nella disponibilità del comune, attenzione, quindi la spesa quest'anno sarebbe stata sicuramente minore, portavano queste persone a passare un momento diverso che sappiamo quanto sia importante. Quest'anno siamo arrivati a luglio inoltrato e di questo progetto non c'è più traccia, è veramente un peccato perché la nostra città invece di andare avanti fa passi indietro.